Tuo promesso sfroso è un assassino. Ha ucciso un suo figlio. Ma ti rendi conto? Questa è una cerimonia. Cosa vuoi ancora da me? Vattene! Devi ascoltare. Hai rapito i miei cuccioli. Che cosa devi fargli? Mangiarli forse? Mamma, non mangia le foglie. Sì, è vero. Mangia le foglie. Effettivamente, da un certo punto di vista, sono... Il fatto è che i cuccioli mi hanno seguito in quanto l'incendio, il lago di latte, non so se era un'idea, ma sono molto affezionato a loro. Non volevo portarli via. Dobbiamo proseguire la cerimonia. No, aspetta. Io mi ha parlato di un assassino. Propongo di lasciarlo parlare. Sì, giusto. Sentiamo cosa da dirci. Coraggio, signoranza nostra. Ecco, onorevole giuria. Cioè, no, il vostro elefantesco onore. Insomma... 22 lune fa, il grande elefante bianco, cioè lui, è stato visto uccidere il re del branco delle tre acaci durante un attacco degli extranei. Il mio fantele! Su, forza! Non vorrete credere a un leone! Cosa volete che ne sappia lui? Appunto! Fantele è morto proprio 22 lune fa! Durante un attacco degli estranei. Tu sei comparso subito dopo. Il leone vegetariano, questo, non poteva saperlo, perciò... Basta! Io sono il più forte di tutti voi. Non ve lo meritate un nome. Siete solo un branco di idioti. Potrei annientarvi, radere al suolo l'intera piana, liberarmi di tutti voi in un istante. Ma riprendiamo il matrimonio prima che mi decida. Assassino!
non si sentiva più a suo agio con loro. Desiderava qualcos'altro, qualcosa di diverso. O forse se ne mancava qualcuno. Adesso l'ho capito! Papà! Papà! Così lo soffocate! Avoria! Avoria e io decidemmo che niente e nessuno al mondo ci avrebbe più separato. Sono sciolte le code! Nonostante le code dei vostri papà si fossero separate, rimasero sempre insieme nella famiglia più originale e felice della foresta, la nostra. Sai, nonno, è proprio una bella storia. Sai, nonno, se si parla veloce come leggere fine soltanto nel tempo secondo, la prossima storia la racconto io. Qual è il segreto chiuso in me? E capirai che io non sono cattivo, ma sono un leone simpatico e spelacchiato, un imbranato un po' dissociato. Sì, io lo so, sembra strano, però vegetariano sono e sarò. Vegetariano sono e sarò. Vegetariano sì, vegetariano qui, vegetariano la notte di io. In verità preferisco assaporar dolci, fili d'erba, che azzannare di qua e di là. Solamente dei gusti particolari, no, non mi piacciono i calamari, sì, io lo so, sembra strano, però vegetariano sono e sarò, verdure, frutta, io mangerò. Isolato e maccheroni, la bruschetta con i lamponi, cipolline sui meloni, marmellate e peperoni, pomodori con il tè, questo ciò che fa per me sono vegetariano. Uova sode e mozzarella, meglio della mortadella, la minestra di zucchine, sopra tante fragoline, la frittata di vigna, questo ciò che fa per me sono vegetariano. Tu, shh, ora sai qual è il segreto chiuso in me, e capirai che io non sono cattivo, ma sono un leone simpatico e spelacchiato, un imbranato un po' dissociato. Sì, io lo so, sembra strano, però vegetariano sono e sarò. Vegetariano sono e sarò. Vegetariano sono e sarò. Vegetariano sono e sarò.